No, no, scusate, scusate, ero preso dalla lettura delle due nuove avventure di Super Pollo. Sono due libri così belli che non sapendo quale scegliere me li stavo leggendo insieme. Oh, ci sono arrivati a me alla lapis migliaia, che dico migliaia, milioni di lettere, di mail, di messaggi, di cartoline, di francobolli, di coriandoli, di carte igieniche, carte della pizza, ecco, tutti che ci chiedevano nuove avventure di Super Pollo. Non se ne poteva più di aspettare. Noi che facevamo? Potevamo forse noi tradire con tanta attesa? No, certo che no. E allora la Lavis me l'ha chiesto, io gliel'ho fatti subito. Due nuove avventure fresche di stampa. Senti che profumo, sono appena usciti. Una è questa, la prima, Super Pollo e il raggio restringente. Dice da che parla? Un attimo, ammazza che ansia. Allora, in questo caso, il nostro Michelino Mirandola si è stufato di stare sempre con Sandrone, il suo amico, e perché l'ultima volta, quello combina un sacco di guai, l'ultima volta è andata a scuola con uno zainetto rosa pieno di cuori. Ma uno può fare ste figure? Ecco, allora, il sogno di Michelino è diventare amico di quel figaccione della sua classe. C'è un figaccione, anzi, a scuola sua, il De Gardo Manfrotti, ecco, vorrebbe diventare amico suo, quello che c'ha la piscina col trampolino proprio a cannone, ecco. Ma quale occasione migliore della gita sul Monte Pecorino, per fare amicizia? Beh, e purtroppo durante la gita l'avventura viene interrotta perché il perfido Jagor, che gli fa, come dice il titolo, li restringe, li fa piccoli piccoli, guardate qualche roba, li riduce piccoli così, ecco. Come va a finire? Beh, questo io non ve lo dico, però quello che vi dico è la prossima avventura, dice Super Pollo contro i pupazzi di neve. E in questo caso il tema, il succo di questo libro, il tema principale sono i compiti delle vacanze di Natale, che poi sono come quelli dei compiti delle vacanze estive. Comunque, perché dati i compiti? Maestro, perché dati i compiti? Se sono vacanze, allora chiamatele le finte vacanze di Natale. Ecco, comunque, durante le vacanze di Natale c'è una gara di pupazzi di neve. Ah, chi lo fa più bello fra due paesi vicino, fra il paese di Michelino Mirandola, no? E quello suo più vicino. Ecco. Michelino decide subito di partecipare con i suoi due amici Giada e Sandrone. A chi fa il pupazzo più bello? Loro ne fanno uno stupendo, ma la gara viene interrotta perché a un certo punto, come vedete, i pupazzi di neve prendono vita. Dice, chi c'è sta dietro? Eccolo qua, si vede, infatti è proprio dietro, eccolo qui, il dottor Malamente. Chi è questo? Un altro perfido nemico del nostro meraviglioso supereroe Pennuto. Ecco, come va a finire? Manco questo ve lo dico. Quello che vi posso dire è correre in libreria oppure sugli store online o sul sito della Lavi e beccarvi tutte e due queste grandi, strepitose super avventure del nostro supereroe Pennuto preferito, Super Pollo e il raggio restringente, Super Pollo contro i pupazzi di neve, roba da sbellicarsi. Oh, seguite il pollo!